un panino, per morirgli un panino. Preparò una ciabatta alla parmigiana. E già il nome e gli ingredienti che vedete fanno già capire dove para la ricetta. La parmigiana è la parmigiana di melanzana. Ovviamente molti come presentano questo panino? Prendono il pane, lo aprono, poi prendono della parmigiana di melanzana che hanno fatto casomai il giorno prima, lo mettono dentro al pane e mangiano un grande panino con la parmigiana, modo elementare. La mia idea è leggermente diversa, voglio fare un panino alla parmigiana in cui la ciabatta è soltanto un contenitore, diventa un po' una teglia, se volete, nella quale farò una parmigiana, espressa ovviamente, molto più rapida. Quali sono gli ingredienti? Beh, li vedete. Basilico, certamente. Questa è quella, è la pianta che ho sul davanzale della mia finestra in cucina. Dei pomodori. Ah, ho preso dei ramati. Non è il tempo di pomodori San Marzano. I ramati possono andare benissimo allo scopo. Delle melanzane, ne ho tre ma me ne serviranno soltanto due per questa ciabatta, dopodiché un pochettino di aglio, ovviamente una ciabatta, questa è quella di Maura, ciao Maura, e poi della mozzarella di bufala che ho messo in frigorifero un po' ad asciugare. L'ideale potrebbe essere anche una bella provola di agerola. Difficile trovare la provola di agerola, però ripeto, se questa ricetta la fate con la provola di agerola sarà ancora migliore. Del parmigiano da grattugiare e dell'olio d'oliva extravergine, magari cilentano. Poi se avete quello pugliese e vi piace mettete anche quello pugliese, se avete quello ligure, purché sia olio d'oliva extravergine. Tutti qua gli ingredienti. Ora non ci resta altro che prepararli proprio passo a passo un po' il tutto e poi vedremo come assemblare alla fine questo panino. Non è difficile. Prima operazione, tagliate le melanzane a fette. Lo spessore delle fette più o meno attorno a mezzo centimetro. Dopodiché non fate altro che mettere le vostre melanzane, vedete ho questo piccolo dispositivo, un recipiente, poi quest'altro e incomincio a stratificare le melanzane in modo tale che possano spurgare. Ovviamente metterò del sale, io utilizzo un po' il sale grosso, fate un po' di pressione e mettete un recipiente un pochettino più spesso, una bella terrina sopra, in modo tale che tutta l'acqua amara spurghi dalla melanzana e vada nel recipiente inferiore, poi lo svuotate. Ecco qua. E mentre le melanzane stanno spurgando, beh, io prendo i pomodori e un coltello seghettato è l'ideale. Vedete, ora posso anche togliere questa parte qua, che è la parte un po' più dura e callosa del pomodoro. Che non serve a niente, uduz, lo tolgo e dopodiché non tolgo né semi né niente, anche perché di questi io dopo farò una passata, però sinceramente per rendere la cottura un po' più uniforme taglio a cubetti più o meno il pomodoro e faccio questa operazione un po' per tutti i pomodori e li metto in un piatto. Alla domanda, ma scusa, la passata non la puoi comprare già pronta? La risposta è sì, certamente, ma a me piace farla in casa. Ecco, tutti i pomodori sono stati tagliati. Ecco, con questo faremo il sugo. Per il sugo di pomodori userò due spicchietti d'aglio. Una bella schiacciata, li lascio poi in camicia così. Allora, le melanzane stanno spurgando,
I pomodori sono belli tagliati. Qui dentro preparerò il sugo di pomodoro al basilico e qui dentro friggerò le melanzane. Allora, una bella pentola piccolina, un fondino d'olio, la padella d'acciaio ben calda e metto intanto a soffriggere l'aglio. Appena l'aglio ha inondato di profumo la vostra cucina, è il momento ravumarolo tutta, poi se avanti il sugo ve ne servirete per farvi una pasta asciutta. Uno spicchietto di pomodoro scappato, lo prendo e lo tuffo dentro, ma aggiungo subito un po' di sale. Io amo il sale grosso, voglio eliminare un pochettino di acidità, un cucchiaino di zucchero, l'aglio a dare il suo profumo, lo prendete e lo eliminate, lo mettete da parte. E ora passiamo a friggere le melanzane. Ovviamente le melanzane sono state asciugate, tamponate con un pochettino di carta assorbente. Per il tempo che impiegherò a friggere tutte le melanzane, il sugo sarà sicuramente pronto. Ecco, le melanzane, le prime due fette sono pronte. Le scolo ben bene. Poi le faccio asciugare su un po' di carta Scottex. Lasciate asciugare ben bene le melanzane. Anche le seconde melanzane sono fritte e io vi consiglio sempre di mettere un foglio di carta ad assorbire l'olio in eccesso. Il sugo è praticamente pronto e aggiungo il basilico. Gli ultimi 4-5 minuti di cottura col basilico a insaporire, anzi a profumare. Ultima padellata di melanzane e il sugo che ormai è pronto, bisogna soltanto passarlo. E ora la nostra passata. Passa tutto il nostro pomodoro e iniziamo a passare. La canna andrà a rimanere soltanto pallecchie e semini. E questa è la nostra meravigliosa passata. Sugo di pomodoro al basilico. Ecco qui. Con lo spaghetto, la linguina. E il gioco è fatto. Ecco, ora mi manca l'ultimo ingrediente, l'olio al basilico. Allora ho messo un po' di olio d'oliva extravergine sul fondo di questo recipiente e spezzetto dentro delle foglie di basilico appena tolte dalla pianta e lavate. Non metto altro, quindi non è un pesto. Il miglior risultato si avrebbe con un'infusione, cioè lasciando l'olio insieme alle foglie di basilico per un po' di ore. Visto che devo fare il panino, ecco qua. Dopodiché, ecco l'immersione e fate questa emulsione rapidissima. Pochi secondi e l'olio al basilico è pronto. Eccolo qua. Gli ingredienti ormai ci sono tutti: melanzane fritte, olio al basilico, una meravigliosa passata di sugo al basilico, mozzarella di bufala e poi questa meravigliosa ciabatta molto alveolata che abbiamo appena divisa in due.
parmigiano da grattugiare al momento. Non c'è altro che comporre il panino. Una teglia da forno, un po' di carta forno e sul fondo proprio qualche goccina di questo olio profumato al basilico. Disponete quindi la vostra pacchetella di ciabatta e anche qui un po' di olio al basilico, ma poco, giusto a profumare. È il momento delle melanzane. Ecco, le disponete così. Qualora c'è qualche buchetto, riempite con qualche pezzettino di melanzana, così. E ora un po' di sugo. Oh, non occorre metterne tantissimo, eh? Proprio appena sulla superficie della melanzana. Così. C'è un profumo incredibile, perché avanzerà molto sugo, ma vi ripeto, passa asciutte a volontà. E siccome è parmigiana, non può mancare sicuramente il parmigiano grattugiato. Ecco qua, una bella quantità. Grattugiato fresco. Ovviamente il parmigiano deve essere di gran qualità. Siamo al centro del panino e quindi mettiamo la nostra mozzarella. Vi ripeto, l'ideale sarebbe stata una bella provola di aggerola, ma va bene anche questa. Sarà bella quando voi metterete il panino nel forno e questa mozzarella si scioglierà. Questa l'abbiamo presa da Carla stamattina. Ciao Carla! Un po' di pomodoro. Quindi un altro strato di melanzane. Stiamo simulando quello che potrebbe essere una teglia. Ripeto, soltanto che non c'è la teglia, ma c'è il pane. E questa è proprio quasi perfetta. Ho messo soltanto questo pochettino di melanzana in questo spazio qua. E un altro po' di melanzana. La sto sfilacciando un po', ma mi va bene. A chiudere questo spazio qua. Tanto amore. Ovviamente pomodoro. Ho una salivazione al massimo. Voglia di addentarlo subito. Ecco qua. E ovviamente parmigiano, ricordo che il titolo di questo panino è ciabatta parmigiana o ciabatta alla parmigiana. Ecco qua. Ora prendete l'altra fetta di pane, un po' di olio al basilico, un olio molto profumato, questo anche su una linguina fa la sua bella figura. Ripeto, l'organizzazione di un panino in realtà non è un panino semplice, è una ricetta. E ora copriamo la nostra ciabatta, facciamo un po' di pressione, non è ancora finita perché, ripeto, sulla parte superiore un pochettino di questo orietto, faccio proprio un massaggino, ecco qua, e poi con le dita ungete.
questo non farà altro che aumentare, come dico io, la croccanza del panino. E ora in forno, 160 gradi, anche 170 gradi, una decina di minuti, finché non lo vedete croccante, bello e dorato. Nel frattempo la mozzarella fonderà all'interno. E ora infornate. E allè, ci vediamo tra poco. Il momento più bello è questo, il taglio. Eccoli qua, belli croccanti, uno per mia moglie e uno per me. Ed eccolo qua, la mozzarella che sta fondendo, guaiù, alla fine del mondo. Tutti a tavola e buon appetito. Il panino è crè, assaggia. Non si può dire la bontà, è superlativo, è un gol di Messi. Croccante fuori, morbido dentro. Sto immaginando con la provola di Agerola. Ma una mozzarella sta buona. Voglio 10 e lode. 110 e lode. Superlativa, vai un. E oggi non mi sono fatto fregare. Giù la casa, a Federica dice, ramma la birra con la birra. Ah, bella, fredda. Ah, ci volevo però. Fresca all'anima. Mamma mia. Per tornare ancora a questa delizia. A Molignano. Sapore antico. A pomarola. La croccanza, la mozzarella, il basilico, il parmigiano. Allora, il top. Alla prossima, eh? E buon appetito. Thank you.